Diciamo che potrebbe andare bene così come presentazione. E salve a tutti e benvenuti di nuovo nel canale di Filippo 63. Ma cosa sto portando non lo so neanche io. Mi sembra veramente una barzelletta, ma è proprio la verità. Sto portando, a grande richiesta ovviamente, vostra richiesta, non mia volontà, il gioco Pokémon Unite. Mi avete chiesto in tutti i modi possibili e immaginabili, portalo Philips, portalo, portalo, portalo. Bene, io lo sto portando. Per primis lo porterò offline, per il semplice fatto che prima ci devo capire qualcosa, più che altro. E in secondis lo porterò in live streaming quando ci capirò qualcosa. Magari anche questa sera, chi lo sa, chi lo sa. Infatti, vabbè, io farò fare l'aggiornamento perché proprio la prima volta l'ho appena installato, dico, devo fare subito una registrazione e vabbè. Aspettiamo un pochettino, piccolo taglio e ci vediamo appena finire di fare il download e Pikachu si stancherà di correre. Ma se si rompe una zampa continuerà a correre. Oh, ok, perfetto. Fatto. Oh, seguiamo la lingua. Sarei quasi intenzionato a scegliere queste strane lingue, ma meglio l'italiano, effettivamente. Il paese dove risiedi. Tu vuole sapere tutto, praticamente. Curiosone, questa Nintendo. Italia, va bene. Accettati tutti i requisiti, andiamo avanti. Direi che sicuramente me l'avrà fatta 100%. Eccolo qua, Pokémon Unite. Trasferisci l'accesso ai dati con il club allenatore di Pokémon. Che cosa? No, beh, facciamo che cominci una nuova partita così per capire un pochettino che cacchio devo fare. Ok, L'R per iniziare. Bene, bene, bene. Ta-ta-ta-ta, la canzoncina tutta di suspense, di guerra, di battaglie. Chissà se la metterò nel telefono. Forse sicuramente no. Ah, ok, adesso devo. I miei dati anagrafici, perfetto. Sono nato ovviamente come sapete nel 1993. Il mese è il 4. Il giorno è l'8. 2 ore semplicemente per sistemare queste cacate praticamente, ok. Va bene, sì, inserisci il mio nome. Ovviamente, che nome potrei inserire se non il classico Philips 93? Ecco qua fatto. No, 933, 93. Vai, confermiamo. Contiene parole non utilizzabili. Philips 93 nella mia testa, ovviamente, NV3. Questo va bene? Sì, questo va bene. Non potevo utilizzare i numeri e quindi purtroppo ho dovuto scrivere così. Caricamento. Scegli il tuo aspetto. Ah, devo scegliere pure l'aspetto. Cioè, questi quattro sono uguali, cambia solo la carnagione praticamente. Vabbè, facciamo questo, tanto perché sì, ciao, mi saluta, perfetto. Va bene anche questa capigliatura, perché ovviamente ce l'ho così di capelli. Colore, colore, sì, sono castano chiaro Solo due? Vabbè, la preferisco gialla, dai, carina. Sì, voglio continuare, sì, perfetto. Philips NV3, ok. Questo sarebbe il mio codice. Perfetto. Abbiamo fatto una parte importante. Allora, professoressa Fos, benvenuto nell'isola di Eros. Philips NV3. Io sono Fos, o Fosforo praticamente lei. La direttrice dell'istituto di ricerca Eos. Sì. Il mio campo di ricerca è l'energia Eos. Va bene. Un misterioso tipo di energia che si trova dappertutto qui nell'isola di Eos. Basta ripetere Eos perché sennò già spengo la Switch, eh? Tu invece sei appena arrivato, vero? Sì. Dall'aspetto si direbbe che sei un allenatore. Fammi indovinare, sei venuto perché hai sentito parlare delle lotte Unite, o sbaglio? Eh sì. Diciamo che su Discord me ne hanno abbastanza parlato bene. Le lotte Unite sono lotte Pokémon che si svolgono utilizzando l'energia EOS. Adesso spengo la Switch. Se vuoi prendere parte anche tu a queste lotte, dovrai innanzitutto imparare le regole. Ti spiego subito. Anzi, forse è meglio chiedere a Herbie, un altro assistente, uno dei nostri ricercatori, ti spiegherà tutto lui. Vabbè. Te praticamente ti sei lavata le mani. Herbie, lascia fare a me, professoressa Fosforo. Piacere di conoscerti, Philips 93. Ti dirò tutto ciò che c'è da sapere sulla lotta Unite. Va bene. Fammi sapere che sono curioso. Ehi, mi dà Pikachu? Pikachu, dall'offensiva alta, ideale per attacchi a lungo raggio. Dovrei combattere con altri Pokémon praticamente. Questo sarebbe lo stadio? Sì, sarebbe lo stadio di base, immagino. Ecco qua, Pokémon Pikachu all'attacco. Però mi dai Pikachu, è fantastica questa cosa. Mi dai il più forte. Herbie, eccoci al nostro allenamento. Il posto ideale per imparare le basi delle lotte United. Bene, nelle lotte United i Pokémon si affrontano in una squadra che chi vince e chi perde viene deciso in base al punteggio delle due squadre allo scadere del tempo. E quando è il tempo? Non te lo dice.
Quindi muoviti all'interno del campo, bene. Ok. Va bene. Si muove bene, ma non salta? No, saltare non salta. Ok, bene così, continua ad andare avanti. Ok, andiamo avanti. E c'è questo tizio, è apparso un Pokémon selvatico. È Ipom. Ah, per sferrare un attacco. Ah, muori? No! No, maledetto! Ok, l'ho ucciso, va bene. L'ho mandato capo Ipom, va bene. Il primo è morto, però c'è un altro Iponetto, c'è. Vieni qua, non scappare, che ti brucio tutto. Che perfetto, ho bruciato la grande. Quindi, cosa ho fatto? Ho raccolto delle sfere. Si accumula energia Ios, quindi quelle palle sarebbero energia Ios, va bene. Nella tua Unite Ball e la depositi nell'area Go all'avversario. Guadagnare punti per la tua squadra. Ah, così praticamente che si guadagnano i punti. Provo a fare gol, segno il primo gol, devo premere X. Ah, perfetto, ho fatto 4 gol addirittura, lo faccio. Ben fatto, continua ad accumulare energia io se aumenta il tuo punteggio. Cosa devo fare? Ehi, tutti questi mostri dove sono spuntati? Maledetti, mi vogliono fare fuori, vero? Provo a fare qualche gol, muori. No, ah, stai lontano da me. Ah, l'ho bruciato? Poveraccio, non so neanche io come. E se premo il ZR che succede? Provo a premere ZR, vediamo. Praticamente l'ha sterminato in maniera triste. E questo invece, questo altro attacco con me. Ciao. Ah, lo stesso, ok, lo stesso. Ah, non è ancora morto? Ho detto, no, non morire. Cioè, non morire, muori immediatamente. Guarda come scappa il coniglio obeso. Perfetto, prese altre sfere di palle praticamente. Invece R Energisfera, dov'è la R? Ah, qui è R Energisfera, cioè che cosa fa? Ah, ok, perfetto. È pure un attacco, quindi gli attacchi sono ZR, che praticamente lo ingerisce solo all'istante, ed R con l'energisfera, che non ho capito. Boh, poi mi spiegherete voi nei commenti, ragazzi. X, facciamo altri gol. Bene, 14 gol ho fatto praticamente, 14 punti. Devo segnare 30, quindi devo trovare gli altri, immagino. Le api praticamente? No, non mi pungere, maledetta. Una fatta fuori. Cerco di ucciderla in questo modo. Mamma mia, ingenerito immediatamente. L'ape regina che mi sta cercando di attaccare. R, lanciamo gli attacchi. L'ape, guardate come mi gira. Vieni addietro. Sterminata. Perfetto. Pikachu, è salito di livello. Adesso puoi imparare una nuova mossa, vero? ZL, al contrario. Vediamo. Caricando l'indicatore Unite al 100% puoi sferrare delle mosse potentissime, note come mosse Unite. Quindi in questo momento è al 91%, quindi non fa... Ehi, che cos'è quello? Oh, un Wartortle. Vabbè, cacchio, scrive. Dalla squadra avversaria sta dividendo l'area gol. Mandalo KO. Come lo mando KO? E questo mi farà male. Ai. Mi stai facendo... Ehi, che cacchio però. Come faccio a difendere... Vabbè, basta. Mi hai rotto gli Zebedei. Prendi questi pugni. Prendi anche questi. Ah, lo ammazzo. Guardate che potenza sovrumana. E l'ho distrutto praticamente. Fantastico. Non so neanche io come ho premuto testa a caso. Però va bene. Quando un Pokémon della squadra avversaria va a KO, parte della sua energia. Quindi quelle palline che sono cadute a terra, potrebbe cadere per terra. Se lo vedi, non dimenticarti di raccoglierla. Invece, se sarà il tuo Pokémon ad andare a capo, i Pokémon avversari potranno raccogliere ovviamente parte della tua energia. Tienilo a mente quando lotti contro la squadra avversaria. Va bene. Raccogliamo le palle. Tutte prese queste palle. E devo segnare il gol. Ok, perfetto. Quindi sempre X segna il gol. Quindi vai nell'area arancione. E si carica come una bestia. E ok, era un tutorial addirittura. Pensa a te. Pensa a te, essere una partita vera. Ottimo lavoro, adesso andiamo allo stadio e ci vendiamoci in una lotta a squadre. Va bene. Ok, come? Già andiamo in una lotta a squadre? Tutorial di base 1, ok, perfetto, completato. Quindi cosa devo fare? Charizard, corto raggio, Pokémon con buon equilibrio tra offensiva e resistenza, ideale per ogni occasione, ok. Adesso proviamo una lotta United 5 contro 5 con altri allenatori. Il tuo Pokémon sarà Charizard. Allora, io sarei con l'allenatore. Sono tutti boot, però. Pensavo di giocare con qualcuno vero. L'unico reale sono io, poi gli altri sono Talonflame, Pikachu, Snorlax. E vabbè. Tutti gli altri non ve li sto a leggere perché tanto conoscete tutti. Dai, facciamo questa prima partita. E ora sono curioso di vedere quanto dura una partita. Benvenuto allo Stadio Mare, una delle arene usate anche per la lotta United, vere e proprie. Questa volta
quella viola è l'area alleata, quindi noi siamo nella parte viola, quindi, mentre quella arancione è l'area avversaria, va bene. Questo stadio è diviso in due percorsi, superiore e inferiore. Lungo i percorsi ci sono le aree gol alleate e le aree gol avversarie. Procedi lungo il percorso mandando capo i Pokémon selvatici e accumulando energia Irsus. Se depositi l'energia accumulata nelle aree gol avversarie, guadagnerai punti per la tua squadra. Va bene, praticamente. Ho capito. Questa è una delle aree gol avversarie. Accumula più energia Irsus possibile e rilasciala qui per fare gol. Se più compagni di squadra sono nella stessa area gol, ci vorrà meno tempo per segnare. Va bene, ok. Questa, giustamente, questa invece è una delle aree gol della tua squadra. Qui posso recuperare PS, quindi vita praticamente. Puoi tornare, quindi tornaci se le cose si mettono male, se sto per crepare. Vabbè, ho capito il piccolo messaggio subliminale. Ma ora bando alle ciance, che la lotta vi inizia, non temere, io sarò qui per darti qualche dritta e per seppellirmi, immagino, vero? E ricorda, si aggiudica la vittoria la squadra che alla fine avrà, giustamente, guadagnato più punti. Vabbè, all'inizio della lotta sarà un Charizard di livello 1, ma salendo di livello durante la lotta potrà evolversi, va bene. Va bene, mantieni i capo selvatici e accumulare energia, quindi devo mandare 5 minuti. Via! Perfetto, io sarei questo che sta correndo. Tutti gli altri che stanno svolazzando. Muori, 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 brucialo, 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 brucialo. Guardate come scappa il vigliacco. Ok, preso e ucciso. Ce n'è un altro da bruciare vivo. Dai. Ok. Benissimo, un altro avversario un pochettino temibile. No, stai andando. Ma cosa fa? Ma vedete, guardate come cerca di. Ti brucio la faccia, maledetto. Fatemo qualcun altro. Ha già fatto dei gol, eh? Ottimo, veramente. Ma io posso fare gol, eh? No, questo è per recuperare PS, quindi non posso fare gol qui. Dai, in questo momento non ci sono avversari nelle vicinanze. C'è qualcuno che sta ammazzando qualcosa lì. Attenzione, bruciamolo vivo. No, maledetto! Scappa, scappa! No, non te la prendere con me, maledetto, non ti ho fatto niente. O meglio, in teoria non ti ho fatto niente in modo ufficioso. Alle spalle però ti ho colpito. Dai, forza! Ma che casino è questo? È un vero casino. Dai, bruciamogli le chiappe. E vai! Maledetto che scappa! Andi, forza! Mi sto premendo tutti sti cacchio di tasti! No! Scappa, scappa, scappa! Muori, maledettissimo! Perfetto, ho ammazzato anche questo mostriciattolo. E questo cosa? Un toro seduto praticamente? No! Questo fa male! Questo fa malissimo! Si vede dalla faccia che fa malissimo. È meglio. E questo? Vabbè, questo lo posso fare praticamente fuori in 2 secondi. Aia, mi ha fatto maluccio! Mi ha fatto maluccio! Muori, maledetto! Cerchiamo di stenderlo! Fatto perfettamente! Posso fare gol già? No! Che sono quei mostri? Cos'è quell'omino praticamente Michelin che sta andando verso di me? Va bene, basta. Va bene. Brucio. Facciamoli fuori! Sono aumentato di livello! Che bello! Sono in un dinosauro rosso adesso. Mandando a capo Pokémon selvatici o Pokémon della squadra avversaria potrei guadagnare punti di esperienza. Come viste, quindi i Pokémon salgono di livello. Vabbè, si sono evoluti, va bene. Bene. Il tuo Pokémon è cresciuto, quindi puoi imparare nuove mosse. Lanciafiamme. Va bene, ok. Lanciato fiamme. Questo sta per crepare malissimo. Ed è crepato, perfetto. Io vorrei fare qualche gol. No, questo. Ah, no. Aiuto, aiuto, aiuto. Vai! Sto premendo tasti a caso. Sto cercando di ucciderlo. Ah, brutto. Fatto. 5 hours later. Allora, siamo ritornati praticamente. Abbiamo vinto, vittoria di 200 contro 70. Io ho fatto la misera, miserevole punteggio di 18 punti. I miseri 18 punti assassini. Il problema è che non so che è successo. Il computer si è spento, quindi tutta la registrazione è andata praticamente a farsi fregare. Però abbiamo vinto, ecco, l'importante è questo. È un peccato che però non avete visto il resto della gara, giustamente, che poi alla fine abbiamo vinto lo stesso. Ecco qua, allenatore di Pikachu, Toonflame, andiamo avanti. Articolo di ritirare, quindi licenza United di Showbro, di Slowbro e allenatore 3, che sbloccheremo net Eos prima dei passi. Vabbè, perfetto. Per festeggiare la tua prima lotta United ti regalerà una licenza United, scegliene pure una. Oddio. Che differenza fa? Ah, ce ne sono 5 praticamente. Devo scegliere questa, quindi Snorlax. Scelto in modo abbastanza egregio, sì, va bene. Che bello! Sembra un Bonzi Bonzi. Licenza United, condividi per ottenere una ricompensa. Solo la prima volta, va bene, ok. Herbie, vedo che il tuo. Ma quanto è grosso? Il tuo allenatore è salito durante la scorsa lotta. Ogni volta che sali di livello otterrai un regalo dall'associazione Lotta United. Ok, va bene. Va benissimo così. Io nel frattempo vi saluto col pando obeso. Praticamente, vi saluta pure lui.
Una buona giornata a tutti. Peccato che non vi ho fatto vedere come è finita la lotta, ma purtroppo si è bloccato il computer. Però alla fine della sintesi ho vinto praticamente. E ci vediamo in live streaming con questo gioco, perché lo voglio portare in live. Una buona giornata a tutti e alla prossima.